Con questo video tutorial vedremo come fare a preparare una cartolina contenente un testo in Flash, un testo con un'applicazione animata in Flash. Il programma con cui l'ho creato è SFTex e lo puoi scaricare dalla descrizione che trovi nel link sotto al video tutorial. Trovi anche nella stessa pagina del sito una cartella zippata con la cartolina che ho preparato precedentemente con un programma di grafica. Chiudiamo l'anteprima e passiamo alla creazione della card. Questa è la prima schermata, no, cioè la prima no, questa è la prima schermata che dà il programma. La barra degli strumenti è posizionata sulla sinistra. Qui abbiamo le proprietà, la cartolina misura 500 in altezza e in larghezza e continuiamo con lo sfondo. Clicchiamo su immagine e poi da browse facciamo il percorso che tiene la cartolina. Possiamo continuare. Passiamo agli effetti che diamo a questo sfondo. Abbiamo 40 effetti, la scelta è vasta. Io ho scelto Falling Star e poi ho provveduto a dare una colorazione di verde alla stellina perché il verde predomina nella card. Continuiamo con il testo. Intanto voglio dire che ogni volta che devi cancellare il testo esistente, devi prima selezionare cliccando al suo interno, poi cancelli e poi da aggiungi continui a trascrivere il tuo testo. Volutamente ho lasciato un po' di margine dal lato superiore e un po' di margine dal lato sinistro. Questo per fare inquadrare la parolina in uno spazio predisposto nella cartolina stessa. Continuiamo a dare l'effetto al testo. Qui la scelta aumenta, abbiamo 168 scelte. Ecco, io ho scelto questa e puoi interagire con il numeretto qua, aumentarlo, meno di uno non è possibile. Puoi dare più spazio alle lettere oppure al margine della cornice e in ogni momento ricordati che puoi sempre vedere l'anteprima. Continuiamo ancora con il font. Qui scegli il tuo font, poi puoi dare anche una trasparenza interagendo su questa barra che si accentua una volta cliccato sulla freccetta nera. E qui abbiamo le posizioni centrali, centrale, destra, sinistra, sopra, sotto e tutto quanto. Ricorda sempre ogni volta di vedere l'anteprima, così la tua scelta sarà più personalizzata. Puoi anche inserire una musica, cosa che non ho fatto io, volutamente non l'ho messa per non appesantire. Passiamo alla parte, diciamo, quella più interessante, la pubblicazione. Quindi clicchiamo su pubblica e qui ci sta il menu di scelta. Ipoteticamente potresti scegliere anche solo la formazione della GIF, però ti dico subito che non è proprio una cosa stupenda, diciamo. Conviene fare un'animazione in formato AVI. Per cui io provvedo a cliccare sull'HTML. A quel punto do OK e io già l'avevo preparato prima precedentemente. Ad ogni modo, dai un nome al tuo lavoro e lo devi salvare. Mi dice che già c'è perché, ti ripeto, l'avevo già fatto prima. Come conseguenza avrai quest'altra schermata che contiene il codice.
cliccando su copia codice si copia automaticamente. A questo punto possiamo anche chiudere la finestra. Quello che è importante è questo. Questo codice lo puoi mettere nella pagina dove hai il tuo HTML, nel punto in cui vuoi far apparire la cartolina. L'importante è questo, che il file che abbiamo salvato prima deve essere incorporata nella stessa cartella dove, del server, dove hai anche la cartolina stessa e dove hai poi il file HTML. Ok? Ti faccio vedere come fare. Facciamo per ipotesi che questo sia il file HTML, non lo è un foglio documento, ma è per farti capire. L'unica cosa che devi fare, qui vedi dove c'è il file con estensione SVT, qui devi mettere il percorso che hai tu nella cartella del tuo server, qui e qui, ecco, in questi due posticini, metti il percorso completo.